Ciao a tutti, oggi qui con noi un giovane artista emergente, Dario Greco. Ciao Dario, piacere di conoscerti. Ciao, piacere mio e grazie per l'ospitalità. Grazie Sono ancora più lieta di questa conoscenza perché tu sei catanese come me e sono veramente felice di averti qui su Sosteniamo Musica. Eh sì. Bello, sono contento di saperlo, mi sento di giocare più in casa e mi fa piacere. Esatto. Il 17 dicembre è uscito il tuo nuovo singolo, Samurai, in duetto con l'artista, anche lei siciliana, Miele. Ci vuoi raccontare di questo, appunto, nuovo singolo? Allora, sì, Samurai è uscito il 17 dicembre, come hai detto bene tu, ma è il frutto di quasi 2 anni di lavoro. E 2 anni chiaramente che comprendono anche la tremenda pausa del Covid, per cui questa cosa ci ha da un lato rallentato moltissimo nei tempi e nei progetti, però mi ha dato la possibilità anche di lavorare meglio e definire meglio ogni singolo brano, soprattutto Samurai, visto che avevo già scelto da tempo di pubblicarlo come primo singolo. Diciamo che siamo arrivati alla conclusione che fosse il primo singolo perché mi andava di tornare al pubblico con una canzone che fosse diversa dal solito, diversa dal mio stile, soprattutto poi in un duetto con una splendida voce femminile come quella di Miele. Per cui una maniera del tutto nuova, forse un po' spiazzante per certi versi, ma come se fosse una vera e propria sorpresa. Poi, visto il periodo, quasi un regalo sotto l'albero, ecco, per Esatto. le persone che mi seguono e che mi vogliono bene. Appunto sono stati 2 anni molto difficili per tutti, ma soprattutto per il mondo della musica. Come hanno influito nella tua musica? Sì, allora hanno influito in maniera un po' particolare, nel senso in maniera un po' negativa, soprattutto perché all'inizio sono stato colto, come tutti, immagino, da una fase di sconforto, di paura, perché non sapendo cosa sarebbe successo da lì a poco, sai, è una strada la nostra fatta di scommesse che si aggiornano quotidianamente, per cui dopo aver fatto una serie di progetti, di scadenze, quando hai in mente un piano ben preciso e lo vedi sgretolare, senza avere tra l'altro la possibilità di avere un piano B immediato, in quel caso lo sconforto è proprio lì, dietro l'angolo. E quindi inizialmente l'ho subita parecchio questa sensazione. In realtà poi per fortuna, un po' per carattere, un po' perché credo che sia anche parte dell'essere umano, quello di voler sempre reagire ai duri colpi, mi sono guardato allo specchio e ho deciso che da quel momento avrei voluto cogliere quell'occasione come una ripartenza e come un buon momento per fermarmi, rallentare i miei ritmi, come non facevo da anni. E quindi ho riaperto un po' tutte le mie canzoni che immaginavo già fossero finite, concluse, pronte per essere pubblicate, le ho rimesse in gioco. Sono uscito dalla famosa zona comfort e quindi ho studiato su me stesso, ho fatto uno studio sul mio modo di essere, sul mio modo di approcciarmi alla musica, alle mie canzoni, e quindi quello che pubblicherò da Samurai in poi, diciamo che è una versione 2.0 di Dario Greco, che è riuscito in qualche modo a rivisitare non solo se stesso, ma anche la musica che compone. Diciamo che nonostante tutto ti è servito. Diciamo, per Non tutti i fortuna. mali Esatto, vengono per nuocere, diciamo così. guarda, io vivo la mia vita in questo modo, con questa prospettiva, guardando il famoso bicchiere sempre mezzo pieno, anzi a volte traboccante. Per cui speravo, desideravo di cogliere le sfumature migliori, nonostante la catastrofe successa, e devo dire, sono felice oggi che ancora non siamo del tutto fuori, per cui insomma ne parlo ancora con coscienza e quindi so ancora di dover studiare, di dover lavorare e lo sto continuando a fare. Non ti nascondo, detto tra noi, che proprio una settimana fa è nata una canzone nuova, in attesa, ma che speravo che venisse fuori, e probabilmente sarà una di quelle che farà parte dell'album.
Allora noi aspettiamo questa canzone con gioia. Grazie. Ritornando a Samurai, appunto come detto, è in duetto con l'artista siciliana Miele. Com'è nata questa collaborazione e com'è stato lavorare insieme? Allora, il duetto nasce intanto da una mia profonda e ferma voglia di giocare, di duettare appunto con una voce femminile. Quando ho scritto il brano ho avuto subito la sensazione e l'ho scritto proprio immaginando questo dialogo con una voce femminile, con un'artista donna. Poi è passato molto tempo in cui ho avuto modo anche di riflettere su come avrei voluto quest'artista, dell'artista in particolare, quale voce scegliere, eccetera. E come ho detto anche in un'intervista recente, Miele è stata uno dei primi nomi che mi sono venuti in mente, anche grazie a una chiacchierata fatta con alcuni collaboratori, e quindi abbiamo pensato che fosse il nome giusto. Allora mi sono fatto, tra virgolette, raccomandare da un amico in comune, che è il bassista, tra l'altro, Antonio Moscato di Miele. E quindi mi sono fatto aprire una porticina per conoscerla e da lì, insomma, abbiamo cominciato a parlare, le ho fatto sentire il brano e lei è stata contenta di far parte di questo progetto. Due voci che si sposano perfettamente insieme e creano una bellissima armonia. Quando l'ho ascoltata per Grazie. la prima volta me ne sono innamorata. Penso che mi veniva ancora più voglia di ascoltarlo. Mi è piaciuto subito, immediatamente. Grazie, sono felice di questo tuo feedback che ti piaccia, insomma, mi fa molto piacere davvero. Tu hai collaborato con grandi artisti come Marin Cudine, Mario Venuti. Con chi un giorno ti piacerebbe collaborare? Allora, ti svelo un piccolo segreto. In realtà Mario Venuti è un personaggio, un artista a cui sono molto legato. Tra l'altro ci accomuna anche la stessa territorialità, anche lui, insomma, è siciliano come noi, catanese di adozione. Quindi, dopo tante collaborazioni, quindi dopo uno scambio artistico durato ormai da anni, ti svelo un segreto, gli ho chiesto una collaborazione e lui mi ha onorato della sua risposta dicendomi sì, ha accettato, per cui uno dei singoli che pubblicherò molto presto, questo che rimanga tra di noi, Spoiler. riguarda proprio Mario Venuti. Quindi questa è una notizia che sto cominciando adesso piano piano a comunicare ai giornalisti, alle testate, quando capita, e sono felice di comunicarla anche a te, perché è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso. Per cui dopo appena, adesso è il tempo di godermi Samurai, che è proprio appena nata. Sì, esatto, con l'anno nuovo sicuramente sarò impegnato proprio nella lavorazione e nella produzione di altri singoli, tra cui questa piccola grande sorpresa. Come iniziare bene il 2022? Esattamente, brava, Come iniziare col botto? hai colto perfettamente la mia intenzione, perché voglio dare, insomma, un senso diverso e soprattutto voglio raccogliere il frutto di tutti questi anni passati. Come dicevo prima, con questa paura, con quest'ansia addosso che a volte davvero ha fatto tremare gli animi, le gambe, un po' a tutto, insomma. Eh sì, assolutamente, verissimo. Però pian piano sembra migliorare la situazione, quindi speriamo bene. Speriamo bene per il prossimo futuro di tutti, sì. Esatto. Appunto Maria Incudi e Mario Venuti sono artisti molto importanti per la nostra isola. Tu che rapporto hai con la Sicilia? Allora, guarda, il mio rapporto con la Sicilia è un rapporto particolare perché io amo sicuramente la mia terra. Ogni tanto mi viene il dubbio, e questo mi viene più negli ultimi, mi è venuto più negli ultimi anni, sono sincero, che rispetto a qualche anno prima, quando ero più ragazzo. Mi è sempre venuto il dubbio del fatto di non avere mai rischiato e osato, cercando una vita fuori dalla mia Sicilia. E per tanti motivi, con la musica e grazie alla musica, io ho sempre viaggiato, ho sempre conosciuto città bellissime, anche molto ospitali, ma sono sempre poi tornato indietro a Catania, consapevole del fatto che probabilmente avrei avuto meno dal punto di vista di occasioni, dal punto di vista proprio pratico, ma avrei avuto qualcosa in più dal punto di vista emozionale, dal punto di vista creativo, perché qua mi sento chiaramente a casa mia e forse se non ho mai avuto il coraggio o la reale intenzione
di trasferirmi era un po' perché mi sento a mio agio qui e mi piace da morire l'idea di spostarmi dalla mia Catania per tornare poi sempre qua dopo aver affrontato magari un bel viaggio fatto di concerti, fatto di esibizioni in giro per l'Italia, che è la cosa che poi mi emoziona di più. Per cui probabilmente c'è un po' questo mix di desiderio di restare e a volte anche, chissà, il dubbio della scelta fatta tanti anni fa di rimanere qui. Quindi, insomma, è un mix di odio o no, sicuramente amore, ma un amore che ogni tanto, come capita anche nelle migliori coppie, si pone qualche domanda, ecco, diciamo così. Tu hai partecipato nel 2009 a X Factor con, diciamo, il tuo vecchio ex, scusa, gruppo. Ti piacerebbe partecipare in un secondo talent, magari adesso con le vesti da solista? Allora, guarda, il mondo dei talent negli ultimi anni si è evoluto moltissimo. Quando io ho affrontato quella primissima edizione di X Factor, era tutto molto diverso, nel senso che erano programmi appena nati, ancora X Factor era su Rai 2, c'erano tanti dubbi ancora legati alle produzioni, non c'era quel meccanismo così frenetico che c'è oggi, ma soprattutto mancava quell'interesse e quell'attenzione importantissima che secondo me dà reale valore al talent, non c'era questo tipo di attenzione dedicata ai talenti. Per cui noi entrammo in quella lavatrice, in quel mix, in quel vortice di trasmissione, ricevemmo una bellissima onda mediatica dal momento in cui poi, dal giorno dopo in cui uscimmo, ma tutto poi piano piano tornò alla velocità a cui eravamo abituati prima, per cui cominciamo a fare dei bei concerti, delle occasioni importantissime, ma tutto poi andò a dipendere dalla nostra capacità di venderci e dal nostro modo di fare. Oggi è un po' diverso, per cui guardo con ammirazione e un pizzico di invidia benevola le nuove generazioni che hanno in questo momento la voglia, la capacità, la grinta e il loro momento per mettersi in gioco. E sono felice per loro perché i talent danno loro una favolosa occasione di mettersi non solo in bella mostra, ma anche di dargli anche un futuro, cioè anche dal giorno dopo. Ci sono ormai le etichette attentissime, sono nate tantissime nuove produzioni, case discografiche anche minori, indipendenti, molto attente ai nuovi movimenti giovanili, per cui se ci sai fare e se hai talento, sicuramente il talent può darti una grande occasione che non si limita all'esibizione del momento, ma va anche oltre. Soprattutto. Sì, no, secondo me quella è il reale valore del talent, si ha quando c'è qualcosa dietro e quando si dà la possibilità a qualcuno di sfruttare quel talento quando c'è, e quindi oltre alla vetrina c'è anche un percorso che continua nonostante poi i riflettori. In quel caso il talent diventa un'occasione d'oro vincente sotto tutti i punti di vista. E condivido. E Samurai, come hai anticipato prima tu, anticipa il tuo nuovo lavoro discografico, il tuo nuovo disco. Già ci hai fatto delle piccole anticipazioni, ma cosa si devono aspettare le persone che ti seguono e i nostri ascoltatori? Allora, gli ascoltatori che intanto saluto e ringrazio anche dell'attenzione che mi stanno dando, così come ringrazio te, si devono aspettare un album diverso, nuovo, nel senso che chi ha ascoltato e ha imparato ad amare il mio primo album Libero, ha conosciuto una determinata sonorità, un determinato modo di scrittura e un modo di scrivere. Oggi quel modo di scrittura, come ti dissi all'inizio, l'ho un po' rivoluzionato, l'ho trasformato, cercando di mettere a fuoco i testi, cercando di dare delle fotografie per ogni canzone che parlino di argomenti diversi, affrontati da punti di vista sempre con il mio cuore e con il mio modo di scrivere, ma con un linguaggio leggermente diverso. Già Samurai, come ti dissi prima, suona molto diversa da
da tutto quello che ho fatto finora, e la differenza si nota sia nelle scelte musicali che abbiamo fatto con Antonio Quinci, che tra l'altro è autore della musica, ma anche nelle scelte fatte dei testi, nella scelta del duetto. Quindi il mio pubblico, le persone che mi seguono, e mi auguro anche quelli nuovi che cominceranno a seguirmi da adesso, conosceranno, faranno un confronto tra le due cose, tra le vecchie produzioni e queste nuove, noteranno un cambiamento. Che non so dirti se è una crescita oggettiva o se sono migliori o peggiori. È, diciamo, sempre Dario Greco che si esprime con il proprio modo di fare, semplicemente con delle sfumature diverse e con una comunicazione che per certi aspetti è simile alla precedente, ma anche delle sfumature nuove. Allora noi aspettiamo, diciamo, questa nuova versione di Dario Greco. Grazie, grazie mille, Noi grazie a te. ti ringraziamo ancora una volta per essere stato qui con noi. Ti Anna, facciamo, grazie. cogliamo anche l'attimo per augurarti buone feste. Grazie, E magari Anna. se ne hai voglia ci risentiremo con l'uscita del tuo nuovo disco. Con grandissimo piacere, io ringrazio te, Anna, per l'accoglienza e la disponibilità. Saluto il tuo pubblico, che da oggi mi auguro diventi anche il mio, in qualche modo. Lo auguro. Sarà bellissimo accogliere anche tutti i tuoi fan, i fan della trasmissione. Sosteniamo musica, che già il titolo, insomma, evoca un mondo di cui chiaramente faccio parte, perché io la musica la vivo e la sostengo da sempre. Vorrei dare un bacio anche a Lorenza Ferraro, che ha permesso il nostro incontro. Lei mi segue con tanta dedizione, con grande professionalità, per cui grazie anche a lei. Ti faccio tanti Anch'io la auguri. voglio ringraziare perché grazie a lei si è conosciuto te e ho avuto l'onore di ascoltare Samurai, che voglio ricordare ai nostri ascoltatori, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, quindi correte Esattamente. ad ascoltarla. Esattamente. Sarete i benvenuti nelle mie pagine e la canzone è anche vostra, quindi fatene ciò che volete. Anna, buone Grazie. feste, buon anno, buon Grazie. lavoro, Grazie. sosteniamo sempre la musica e ci sentiamo presto. Grazie ancora, ciao Dario. Ciao, grazie, grazie a te.